Acqua che manca è nata per questa occasione qui per il centro storico di Ravenna. E la curatrice Silvia Cirelli mi aveva invitata a progettare, a pensare un contributo capace di coniugare l'idea del centro storico, della cittadinanza, con anche un discorso, diciamo, di emergenza non soltanto creativa ma anche ecologica. E ho subito pensato a Ravenna come una città d'acqua, che effettivamente c'è, perché c'è una antica un antico adagio che dice i morti galleggiano a Ravenna e i vivi muoiono di sete. È una cosa che mi hanno detto, non so se è Dante, non credo che sia Dante però, e, perché c'è un problema, diciamo, del territorio, no? Delle paludi e dell'Adriatico. E quindi l'acqua era, è stata la prima cosa a cui ho pensato, ma non volevo occuparmi d'acqua perché non è diciamo nelle mie competenze, e poi l'unica cosa che posso fare è fantasticare su questo idea di acqua. E ho pensato all'acqua come un veicolo di comunicazione, e soprattutto ho pensato a questo gesto molto semplice di offrire acqua, non soltanto per dissetare, ma proprio così come gesto di entrare in comunicazione, di rinfrescare lo spirito. E poi ho pensato che questa capacità tra le persone sta scarseggiando, e quindi mi è nato l'insieme, l'acqua che manca. Manca l'acqua per i vivi, manca l'acqua per dissetarsi, ma manca anche l'affettività, manca la comunicazione. Quindi questo lavoro vuole portare il massimo dell'attenzione sulla necessità di tornare l'uno verso l'altro con dei gesti semplici, e ovviamente l'ho cucito in termini performativo teatrali minimali, comunque, perché non sono una donna di teatro, sono una donna di arte contemporanea. E quindi acqua che manca per Ravenna.